Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Ecco i titoli di oggi. Farmacie online, in Europa ascesa inesorabile, ecco i numeri aggiornati. Farmacista più Cossolo, momento di svolta per la farmacia italiana, importante partecipare. Rapporto Osmed Bartolazzi su farmaci oncologici, troppo costosi individuare i determinanti dei prezzi. Federpharma Napoli, intesa con l'ospedale Cardarelli per prenotare in farmacia anche le prestazioni ambulatoriali. In apertura parliamo di vendita di farmaci online. I recenti dati del Ministero parlano di un trend in crescita, ma quali sono le direttive che regolamentano la materia e qual è la situazione in Europa? Già prima della direttiva europea 62 del 2011, la Corte di Giustizia, con la sentenza Doc Morris del 2003, imponeva agli Stati di accettare vendite online di medicinali senza prescrizione da parte di tutti gli Stati membri, lasciandoli però liberi di autorizzare o vietare le vendite online di medicinali soggetti a prescrizione. La direttiva del 2011 ribadisce questo principio, consentendo agli Stati di regolamentare direttamente la questione delle vendite online di farmaci soggetti a prescrizione medica. Oggi la maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea limitano le vendite online ai soli farmaci da banco. Solamente Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Finlandia, Estonia e Malta consentono anche le vendite di farmaci soggetti a prescrizione. La Lituania prevede di aderire a questo gruppo alla fine del 2019. Su Filo Diretto il quadro completo dei numeri delle vendite dei farmaci online. È il frutto di una collaborazione sempre più stretta, continua e proficua con la Federazione degli Ordini per svolgere attività a favore della farmacia e del farmacista. Così Marco Cossolo, presidente di Federpharma, parla della sesta edizione di Farmacista Più, la due giorni di eventi che si svolgerà al MICO di Milano il 4 e 5 ottobre. Un'occasione che consentirà di riunire le eccellenze del mondo scientifico e professionale. Quella di quest'anno sarà un'edizione particolarmente interessante alla quale bisogna prestare grande attenzione, spiega a Federpharma Channel Marco Cossolo, perché siamo in un momento di svolta per quello che riguarda la farmacia italiana. È stato riaperto infatti il tavolo sulla convenzione e per allora credo che i lavori saranno ufficialmente delineati per poter già dare i primi riscontri di carattere politico su quello che sarà il nuovo testo convenzionale. Ma ascoltiamo le parole di Cossolo ai microfoni di Federpharma Channel. Buongiorno a tutti, siamo alla sesta edizione di Farmacista Più, la seconda nella quale Federpharma partecipa attivamente allo svolgimento dei lavori. Questo è il frutto di una collaborazione sempre più stretta, continua e direi anche proficua con la Federazione degli Ordini per svolgere attività a favore della farmacia e del farmacista che lavora nella farmacia stessa. Saremo a Milano il 4 e 5 di ottobre di quest'anno e credo che sarà un evento particolarmente interessante al quale dovremo prestare una grande attenzione. Siamo in un momento di svolta per quello che riguarda la farmacia italiana, è stato riaperto il tavolo sulla convenzione e a quel punto credo che i lavori saranno sufficientemente delineati per poter già dare i primi riscontri di carattere politico su quello che sarà il nuovo testo convenzionale che pare a questo punto avere anche la disponibilità delle regioni a chiudere più velocemente possibile. Oggi dovrebbe svolgersi l'ultima riunione del tavolo della farmacia dei servizi e anche qui avremo probabilmente in quell'occasione già il testo definitivo del disciplinare tecnico che sarà consegnato alle regioni per svolgere le attività in farmacia e quindi poter usufruire del finanziamento di 36 milioni della finanziaria 2017 e ci auguriamo anche, siamo confidenti, che in quella data si sarà aperto il tavolo per la remunerazione, perché la modifica del modello di remunerazione delle farmacie per conto del Servizio Sanitario Nazionale è un elemento ineludibile rispetto al quale in quel contesto si deciderà il futuro della farmacia italiana, che io immagino sempre più inserita all'interno del Servizio Sanitario Nazionale,
Il farmacista in farmacia dovrà svolgere un'attività sempre più di consiglio al di là della dispensazione del farmaco e quindi questo prevede, oltre che una remunerazione integrativa per alcuni servizi specifici che sarà previsto dalla farmacia dei servizi appunto, una modifica del modello di remunerazione del farmacista più consono a remunerare l'attività professionale svolta dal farmacista medesimo e meno polarizzato sulla percentuale, sul prezzo del farmaco che è una remunerazione più tipicamente mercantile. Tutto questo arriva, se tutto questo di cui riusciremo a parlare il 4 e il 5, su tutto questo, ripeto, si baserà il futuro della farmacia. Quindi aspetto molti colleghi perché quello che diremo sarà veramente molto interessante e assolutamente discriminante per il futuro della farmacia italiana e anche, mi permetto di dire, anche se non è compito mio, della professione del farmacista in farmacia. I costi di alcuni farmaci oncologici di ultima generazione sono ipertrofici, giustificati dall'emotività legata alla patologia. A puntare il dito contro i prezzi elevati di alcuni medicinali è Armando Bartolazzi, sottosegretario alla Salute, a margine della presentazione del rapporto realizzato dall'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali dell'AIFA. Non si capisce bene cosa stiamo pagando, puntualizza Bartolazzi. Quello che stiamo cercando di fare, anche come governo, è individuare quali sono i costi reali dei determinanti del prezzo. Ascoltiamo l'intervista del sottosegretario a Federfarma Channel. Il problema dei farmaci oncologici, quello che io credo è che il prezzo dei farmaci oncologici cosiddetti innovativi oggi sia un po' ipertrofico, perché non si capisce bene cosa noi stiamo pagando. Essendo spesso anticorpi monoclonali di cui personalmente conosco la difficoltà di produzione ma anche i costi che stanno dietro alla produzione, se uno ha come determinante del prezzo per esempio il fattore produzione, la ricerca scientifica, la commercializzazione, il marketing, cioè i prezzi che ci sono oggi a me sembrano un po' ipertrofici, quindi la cosa che noi stiamo cercando di fare anche come governo, c'è stata una risoluzione presentata all'Assemblea Mondiale della Sanità a Ginevra nello scorso maggio, è cercare di determinare realmente quali sono i prezzi reali, i costi reali dei determinanti del prezzo. Per esempio, se la ricerca la fa l'università e la casa farmaceutica subentra dopo acquisendo il brevetto, è chiaro che non possiamo pagare due volte la ricerca se è già stata fatta da un ente statale. Quindi bisogna capire chi fa e chi ha pagato, e se ci sono stati anche fondi pubblici per esempio per l'innovazione che va in commercio. Quindi tutto questo dovrebbe, se ben declinato e ben chiarito, dovrebbe portare secondo me a un abbassamento del prezzo, un prezzo che deve essere coerente con quello che in realtà vale il farmaco. Anche qui, anche nell'individuazione dei fattori predittivi. Certo, perché poi questi farmaci a tutt'oggi, eccetto alcuni casi, vengono dati per esempio per il tumore del polmone, vengono dati questi farmaci innovativi con possibilità appunto che molti pazienti possono trarne beneficio. In realtà bisogna implementare la ricerca in questo settore, perché noi sappiamo da oncologi che non tutti i pazienti che fanno questi farmaci innovativi poi hanno la risposta attesa. Quindi ci sono diversità biologiche nel tumore, quindi studiare quali sono queste diversità e cercare i fattori predittivi, i target predittivi, potrebbe consentire una migliore selezione del paziente al paziente al quale poter fare e dover fare d'obbligo la chemioterapia o la terapia innovativa. Insomma. Ci sono molti farmaci nel prontuario terapeutico che sono ridondanti, l'ha fatti vedere il professor Garattini, quindi già cominciare a fare una disclosure quindi di questi elenchi per vedere poi di poter negoziare con le aziende produttrici il prezzo migliore. Da settembre nelle farmacie napoletane si potranno prenotare visite ambulatoriali non solo dei presidi dell'ASL di riferimento, ma anche dell'ospedale Cardarelli. Una svolta importante raggiunta grazie ad un protocollo d'intesa tra l'azienda ospedaliera Cardarelli e Federfarma Napoli. Un modo per poter usufruire di prenotazioni veloci e pratiche. In questo modo i servizi sono semplificati e più velocemente fruibili per i cittadini, commenta Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli. La rete potrà contribuire ad abolire le liste d'attesa, razionalizzando la domanda e l'offerta di salute. Di Iorio auspica così la possibilità di stringere nuovi accordi per estendere questa possibilità anche al Santo Bono Pausillipon, l'Ospedale dei Colli e l'Istituto Pascale. Questa è la nostra ultima notizia, la redazione di Federfarma Channel vi augura un buon weekend.